E qui è tutto un ballo, siamo ritornati ai tempi d'oro della disco music, è tutto un... Rap, non disco music, per favore. Siamo seri, La dai. base posso dire che è disco music? Sì, Pro la base, va bene, come dopo ci sarà una contesa anche su che cos'è, ma noi torniamo in onda, perché? Perché è tempo del nostro notiziario. Beh, oggi abbiamo parecchie notizie di cui discutere, perché? Perché la settimana politica è stata molto molto intensa, specialmente nel ramo italiano. specialmente a casa nostra, perché, anzi, perché gli italiani prima e a casa nostra, giustamente, gli italiani a casa loro. Esattamente. Giusto. Perché? Che cosa è successo? Beh, innanzitutto c'è questa ormai drammatica crisi nel Partito Democratico, si è arrivati, seppur non ancora formalmente, alla scissione, della sinistra, della cosiddetta sinistra del Partito Democratico, che però ha avuto degli esiti un po', incerti, perché in realtà si parla di scissione, sì, però non di tutti quelli che, in un primo momento avevano ventilato la possibilità di uscire, di Andarsene. andarsene, e quindi anche lì vedremo, perché poi nel frattempo c'è stato anche il congresso fondativo di Sinistra Italiana, quindi vedremo che a sinistra le acque sono molto molto agitate. Mentre poi parleremo anche di che cosa? Di una fuga di notizie che c'è stata. Sì, Repubblica ha affermato di con fonti certe e serie che il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, praticamente vorrebbe dimettersi a metà mandato. Lui è stato eletto nel 2014, quanto pare però una fuga di notizie errata perché proprio il portavoce dello stesso ex primo ministro lussemburghese ha affermato non essere vero e quindi così continuerà. Tuttavia ci sono state anche delle polemiche, degli strascichi perché si è Esatto. capito anche più del futuro della Commissione europea e non Perché solo. poi parleremo anche perché, giustamente, quest'anno è la ricorrenza dei 60 anni del Trattato di Roma e quindi c'è tutta una discussione. È stato anche annunciato un nuovo vertice da parte del presidente uscente francese François Hollande con i capi di Stato, con alcuni capi di Stato, e quindi sarà un periodo ricco di appuntamenti per l'agenda europea e quindi. Le dimissioni potrebbero essere, se poi confermate, ma in realtà sono state smentite, potrebbero rivelarsi anche qui un messaggio molto duro, perché siamo in piena, diciamo così, crisi per quanto riguarda Le istituzioni. l'Unione, mentre poi, come non possiamo oramai parlare, da quanti giorni è la Casa Bianca? Sono 20 11, gennaio. 22, 33 giorni alla Casa Bianca, 33 giorni di passione verrebbe da dire, perché Ne mancano da Donald. circa 1500. Ne mancano, hai voglia, perché The Donald ha firmato un nuovo ordine presidenziale, grosso modo, abbiamo visto insomma che è sempre su quella linea, quindi sull'immigrazione, continua con l'immigrazione, continuano le polemiche, proprio oggi purtroppo è di oggi la notizia che un messicano che stava per essere rimpatriato si è ucciso gettandosi da un ponte, quindi insomma vediamo come. Questa politica, noi spesso parliamo in termini squisitamente politici, però ha dei risvolti umani spesso anche drammatici. Quindi, insomma, gli argomenti sono tanti, e noi inizieremo ovviamente dal PD, Da da casa casa nostra, nostra, ci laviamo i da panni, casa nostra. ci laviamo i panni Mentre proprio. adesso te la faccio annunciare a te, visto che la ami immensamente. Ma, come posso dire, una grande, una grandissima Grandissimo. sia con Chandler. E questa sarà l'unica che io esattamente, perché io devo prendere i soldi, la disannuncio questa qua, ovviamente. 1, 2, 3, 1, 2, drink, drink, 1, 2. Scusa, Fabri, ma Forms of Fear sarebbe l'album? Pensavo fosse in disegno. Ah, ecco la notizia! Ragazzi, ecco la notizia! La Terra ha sette sorelle, scoperto un nuovo sistema planetario! Poi dopo vi parlo un secondo di questa cosa qua, È a perché... 40 anni luce da noi! Eh? Il Lo togliamo cuore, parziale, dai. sentite, il cuore è la stella nana rossa, Trappist, e viene a una temperatura tra 0 e 100 gradi, e quindi c'è la possibilità di acqua allo stato liquido. Beh, 40 anni luce non sono proprio pochi pochi, eh. Un secondo sarebbero 300.000 km. Non so proprio pochi, eh. Ascoltami, facciamo un attimo una serie, lasciamo stare il mondo, poi ti spiego pure Dimmi. come hanno fatto a incontrare quella roba là.
Anzi, sì, no, 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 me l'ha spiegato un mio amico che spero magari ci stia guardando, Emanuele Moscarelli. Praticamente, spiego anche a loro. Come fai a vedere? Vediamo se lei lo sa. Come fai a vedere un pianeta? Noi non lo guardiamo. Non possiamo vederlo neanche col telescopio più con potente che abbiamo. Con niente puoi vederlo. Allora, che devi fare? Devi utilizzare non il più potente, ma devi utilizzare uno molto preciso. Lo metti su una stella. E devi fare delle osservazioni per anni. Quando vedi che diventa un po' più scuro, vuol dire che gli è passato di fronte un pianeta. E devi fare i calcoli per quante volte. Vabbè, comunque, detto anche questo. Anche perché noi la luce che vediamo di tante stelle, magari neanche esistono più da milioni e milioni di anni, perché sono lontanissime. Quindi... Senti, come vogliamo fare? Comunque, ti dicono Herrera Gay. Sì, lo so, vabbè, lascia stare Lele. Senti, vabbè, come vogliamo fare? La prima, vogliamo parlare un attimo degli ultimi anni, delle vicissioni, sì, che ha vissuto. Sì, quindi facciamo un attimino un riepilogo sulla storia travagliata del PD. Quindi sulla storia travagliata del PD, perfetto. Dal 2007 a oggi. A oggi, quindi facciamo tutto. Ah, vogliamo concludere questo blocco qua con l'Assemblea Nazionale in cui hanno detto Gianni Via? Poi dopo facciamo fare lei e poi dopo facciamo i prossimi risvolti, va bene? I prossimi risvolti. Ok. I risvoltini facciamo. Siamo andati al chic e ci facciamo i risvoltini. Ma dove si risponde, ragazzi? Non è un insulto. Non è un insulto. No. Insulto, quello per un insulto. Ci stiamo tornando, stiamo tornando. Mamma mia. Quanto sono raffreddato. Chandelier di Sia. Ah, pensavo che entrassi cantando. No, 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 io sono un tipo gonna serio. Swing. From the chandelier. Vediamo se riusciamo a tagliare questa cosa. Vabbè, comunque, nel frattempo diamo anche una notizia che esula un po' dal nostro campo. Però la NASA ha annunciato, pensate un po', 7 sorelle del nostro pianeta. Infatti è stato scoperto un nuovo sistema planetario che è 40 anni luce da noi. E il cuore è una stella nana rossa che si chiama appunto provvisoriamente TRAPPIST 1. E quindi, insomma, è stato scoperto probabilmente, cioè è stato scoperto un nuovo sistema solare che potremmo inquinare con i nostri scarti. Esattamente. Io vedo sempre in questa maniera. Ma probabilmente quindi, insomma, lo faremo perché non ci arriveremo. Perché mai. Non ci arriveremo. Cioè, adesso non ci possiamo arrivare. Chissà, tra 50 anni i nostri nipoti probabilmente ci arriveranno. Ma per il paradosso di Fermi, di cui parleremo off-air solamente per i nostri fruitori della diretta, no. Allora, in quel caso potremmo spiegare. Ma noi da un sistema planetario appena scoperto 40 anni luce da noi, andiamo invece a casa nostra, perché dobbiamo parlare di quello che è successo nel Partito Democratico. Sapete che questa settimana c'è stata la cosiddetta scissione dell'ultima ala di sinistra, potremmo definirla così, perché poi in realtà è quella, l'ultima ala di sinistra che era rimasta nel Partito Democratico. Partito Democratico che poi, tra l'altro, quest'anno ricorre il decennale dalla fondazione. Ricordiamo tutti la confluzione questa grande casa, come la definì Veltroni, di cattolici, socialisti, post-comunisti, insomma, di tutto quanto. Quest'anno, a ottobre, il 4 ottobre, ma sono 14, mi ricordavo il 4 ottobre, che cosa? Ah no, quello è il Movimento 5 Stelle che è nato il 4 ottobre, vabbè, lasciamo perdere queste date, del 2007, fondato il Movimento 5 Stelle, sì, dai, il Partito Democratico, l'Azus, il Partito Democratico, quest'anno ricorre il decennale e molto probabilmente non ci sarà più il Partito Democratico di una volta, cioè molto quasi sicuramente non ci sarà più il Partito Democratico che abbiamo conosciuto in quest'anni. Perché? Sì, perché il Partito Democratico nasce nel 2007 con la volontà di dover far confluire due grandi anime, l'anima cattolica, cattolica sociale, quella di DDL, la Margherita, che era una federazione di partiti, attenzione, i Popolari, l'Asinello, un po' di Verdi, insomma, cattolici, Partito Popolare Italiano e quel che rimanevano, e i DS, che erano un partito sostanzialmente di sinistra, post-comunista, che aveva già vissuto una vita travagliata nei primi anni 90, tanto che veniva chiamato La Cosa, perché non si sapeva se era appunto un partito comunista 2.0 o qualcosa. Insomma, nel 2007 nasce il Partito Democratico, quindi con queste grandi volontà. Però ha una vita molto travagliata, come stavamo dicendo. Perché nasce nel 2007, quindi in pieno governo Prodi. Governo Prodi che poi già ha avuto una crisi proprio quell'anno, nel 2007, la prima crisi importante e seria, addirittura poi verrà rimandato anche alle Camere. Nel 2008 il primo banco di prova, con Veltroni segretario, perché Veltroni fu il primo segretario del Partito Democratico e anche l'ideatore un po' di tutto il progetto, che però viene sconfitto.
Viene sconfitto da un ritorno trionfale di Berlusconi, anche se sembra storia arcaica, ma risale a 9 anni fa sostanzialmente. Si hanno poi le prime crisi, Veltroni lascerà la segreteria. Diciamo che mai un segretario ha portato a termine il mandato. Praticamente l'ha portato semplicemente. Sì, mai nessuno, perché sono andati vicino Bersani, che però si è dimesso qualche mese Esatto. prima, e Renzi, perché ha voluto fare un congresso Diciamo che tutti e anticipato. tre i segretari legittimi. Tutti e tre i segretari non regolarmente eletti, togliendo Franceschini e Epifani, che sono stati segretari ad interim, non sono mai riusciti a concludere il mandato e si sono dovuti rimettere per un motivo politico, per una crisi, per un'altra. Ricordiamo Veltroni Dopo le sconfitte elettorali in delle Sardegna. regionali in Sardegna, nel 2013, dopo che ci fu quella clamorosa debacle alla elezione del Presidente della Repubblica, 101 ricorderete i persone 101 accoltellatori, come verranno che definiti. non votarono Romano Prodi alla presidenza della E Repubblica. oggi invece Matteo Renzi, che si è dimesso anticipatamente, perché ricordiamo che il suo mandato in teoria scadrebbe a dicembre, perché le primarie si dovrebbero tenere ad ottobre, quindi si dimette poi in realtà di qualche mese, non stiamo parlando di tantissimi mesi, di Però circa 9-10 mesi. ci sono delle ragioni alla base, delle ragioni che poi portano proprio a quella che viene chiamata l'ala di sinistra. L'ala più postcomunista, se vogliamo Esatto. così dire, D'Alema, Bersani, oggi Vasco Errani, Enrico Rossi, la corrente tutta appunto bersaniana, quindi con Speranza, che adesso è il nuovo leader, a lasciare. Cioè, praticamente sui tempi, o meglio, tutto nasce il 4 dicembre, quando Renzi perde e dice: se perdo me ne vado. Se ne va. Che succede però? Lascia il governo a Gentiloni, ma contemporaneamente avviene un altro fatto importante. La consulta boccia una parte dell'Italicum. E quindi c'è tutta la situazione per cui l'ala di sinistra, come praticamente qualsiasi partito socialdemocratico europeo, contrari nella maggioranza dei casi al maggioritario, vogliono un proporzionale, quindi vogliono rifare una legge elettorale. Però questa situazione qua comporta un grande problema con chi invece, come Renzi, preferisce un maggioritario praticamente. E quindi in questa situazione lo stesso D'Alema ha parlato qualche settimana fa: noi abbiamo l'11%, prendiamo e ce ne andiamo. Bersani rincara la dose, ma la scissione è già avvenuta, dice Bersani, perché una parte di popolo se n'è andata, però una parte di popolo non è andata a sinistra, questo che Bersani forse ancora non coglie perfettamente, e l'ha colto nel 2013, ma non lo coglie forse oggi. Cioè è andato nel Movimento 5 Stelle, no? Nella parte degli scontenti. Quindi tutta una serie di date che si rincorrono una contro l'altra. Da una parte bisogna rifare legge elettorale, da una parte bisogna fare il congresso, e quando si fa il congresso si capisce quando si va a elezioni, perché, come sappiamo, e ce ne parlerà sicuramente Francesca successivamente, all'interno dello statuto del Partito Democratico cosa ci sta? Una regola per la quale il segretario è automaticamente il Il candidato presidente del candidato. E Consiglio. questa poi fu una delle maggiori, delle regole più discusse poi, perché poi si parla anche, sì, ma il segretario non può mantenere il ruolo delle due La poltrone, cioè quella grande di Palazzo. critica La di grande critica Cuverlo della sinistra che si è durante il fatta a periodo Prodi Renzi, e durante il periodo di che si Renzi. è fatta a Renzi, e Renzi invece ha continuato e insomma abbiamo visto poi come è andata a finire. Noi adesso invece ci andiamo ad ascoltare, qui ritorniamo anche qui ai vecchi tempi, con gli articoli 31, domani smetto. Vogliamo dire adesso all'inizio, velocissimamente, tipo 2-30 secondi, che nell'assemblea, prima in direzione, poi in assemblea, poi nuovamente in direzione, si è consumata la scissione. Che istituti, scusami, sono la direzione, nella fattispecie, poi se vuoi aggiungere qualcosa sull'assemblea. Guarda, no, Ah, solo la direzione? sì, sulla direzione dico semplicemente ciò quello che ho ritrovato nello statuto, che è questo organo di esecuzione, cioè, come dicevo prima a lui, parto dicendo che di solito si fa confusione tra direzione e assemblea nazionale. A entrambi infatti ci si riferisce col termine di parlamentino. In realtà, facendo un paragone tra tra il partito e uno Stato, confrontandoli, potremmo dire che è la direzione nazionale del partito è praticamente il Parlamento di uno Stato. Cioè, La direzione, non l'assemblea. L'assemblea no, la direzione. E che l'assemblea invece sarebbe il corpo elettorale però è particolare perché tecnicamente la segreteria sarebbe l'esecutivo, il governo, però è il governo, sì. chi, come tutte le Sì. segreterie, chi è però che esegue le decisioni dell'assemblea? La La direzione. direzione, sì, infatti è l'organo che, come dico, Quindi, cioè, il poi. potere esecutivo è parzialmente diviso Sì. tra segreteria e direzione. Comunque poi funziona sempre così, no? Cioè l'assemblea
Io, ad esempio, sono stato eletto in assemblea, però regionale, non nazionale. Però poi, tipo, quando possono entrare anche tante persone, no? Diciamo che poi contano poco. Però poi nel momento in cui vai a fare le decisioni per la direzione, lì le correnti prendono completamente il sopravvento. E... Eh? Oh, abbiamo 20 secondi. No, Sì, questo. adesso devo entrare io. ti introduciamo noi. Va bene. E della NASA? E la NASA che fa? Eh? Renzi che fa? Sai cos'è meglio di smettere? Non cominciare mai. Che ne dici come introduzione dopo gli articoli 31, eh? Una Guarda, introduzione stamattina. io Fabrizio sta chiudendo il posso. programma, Guarda, arrivederci. possiamo chiudere tutto. Sì, Il è tutto. vero, il tutto, però, proprio tutto, nel senso che non trasmettiamo più nulla, non trasmetteremo più nulla dopo questo. Bene così. Mentre noi adesso ci accingiamo a discutere di quella che è la direzione del PD, perché questi giorni noi abbiamo parlato di direzione del PD, assemblea del PD, tutto quanto del PD. Ma poi alla fine ben pochi conoscono la struttura della direzione del PD. E indovinate un po' chi c'è? Chi nelle ultime settimane ci ha informato su che cos'è la Corte Costituzionale, su che cos'è la Corte Suprema e oggi ci dirà che La corte del cos'è PD. la Corte del PD, la Corte Suprema del PD, la nostra Francesca. Buonasera, Ciao, France. ciao, ciao a tutti. Allora, inizio dicendo, anzi, volendo puntualizzare una cosa. Volendo puntualizzare una cosa, cioè che c'è una bella distinzione tra Assemblea Nazionale del PD e Direzione Nazionale del PD, perché solitamente sui media si tende a confonderli dal punto di vista anche delle competenze e delle funzioni. Invece sono due organi ben differenti. Infatti, per fare un esempio un po' grossolano, se dobbiamo paragonare il Partito Democratico allo Stato, la funzione svolta dal governo nel Partito Democratico è svolta dalla segreteria, mentre la funzione svolta dal Parlamento è svolta all'interno del Partito Democratico dalla Direzione Nazionale del PD. Che cos'è? È l'organo di esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea nazionale, che vuol dire che non fa altro che attuare quelle che sono le delibere dell'Assemblea nazionale ed è un organo politico. Allora, che cosa fa la direzione nazionale del PD? Si riunisce nella sede del PD che si trova sempre qui a Roma, in via Sant'Andrea delle Fratte, si riunisce Diventata tra l'altro sì. famosa ieri perché c'è stata tutta la diatriba o diatriba con i tassisti, con il lancio di bombe carta. Sì. Ecco, già Daniele lo Volete vedo. una particolarità interessante Sì, su Sant'Andrea delle finiscila. Fratte? Non ci sono le scale, ci sono solamente ascensori. Io ci sono stato tantissime volte e ci sono Ecco, ci solamente sono solamente ascensori, non ci sono scale. due ascensori. È illegale. Pensate che la direzione nazionale del PD si riunisce all'ultimo piano di questa sede, in questa via di Roma, e delibera, praticamente discute su quelle che sono, per esempio, in merito alle scelte del programma politico del partito, a quelle che sono le direttive, insomma, del partito, discute quelli che sono gli ordini del giorno, i voti di mozione e anche i voti di mozione sul discorso, per esempio, del segretario, e si occupa di risoluzioni politiche. Ma una delle funzioni più importanti è quella di controllare attraverso quella che è le interpellanze, le interrogazioni, il segretario e i membri della segreteria. Sì, Ma perché ricordiamo sì, che c'è anche la segreteria, cioè non c'è solamente certo. il segretario. Visto che prima hai fatto il paragone con lo Stato, possiamo dire che la segreteria del Partito Democratico è un po' come il Consiglio dei Ministri, cioè ci sono i vari... Che c'è? Tu oggi mi guardi, cioè voi ovviamente non potete vedere, però c'è Daniele che mi manda delle occhiate bellissime, sempre se vuole dire una battuta, non, dai, E sparala. invece no, perché stavo dicendo che non è assolutamente una battuta, è il mio Ah, meno argomento, il Partito male, sono Democratico. contento. Quindi stavo dicendo, non solo appunto c'è la segreteria con i vari responsabili di area, ma in certi casi, e solo due casi, con Veltroni dopo il 2008 e con Occhetto dopo il 94, c'è stata addirittura la creazione di un governo ombra, Governo ombra. quindi di una sovrastruttura che però sostanzialmente ha quasi tutte Grosso le. modo quella là della direzione. Esattamente, Mentre. della segreteria. Da chi è composta questa direzione? È composta da 120 membri che vengono eletti dall'Assemblea nazionale con un metodo proporzionale,
4 rappresentanti che vengono invece eletti da delegati dell'Assemblea Nazionale della circoscrizione estera ed alcuni membri di diritto, quindi il segretario, il presidente dell'Assemblea Nazionale, i vicesegretari, il tesoriere, i segretari regionali, eccetera. Da chi è presieduta? È presieduta dal presidente dell'Assemblea Nazionale, che la convoca molto di rado, possiamo dire, in quanto la convoca una volta ogni 2 mesi. Eccetto i casi in cui, quindi in via del tutto straordinaria, quando un quinto dei componenti della direzione nazionale o il segretario chiede esplicitamente, diciamo, che sia convocata questa direzione nazionale per dunque disquisire di i problemi, insomma. E infatti abbiamo visto che in realtà poi da dicembre è stata convocata di gran lunga, sì, moltissime volte, perché è stata convocata dopo l'esito del referendum, ovviamente è stata convocata anche oggi, scusate, è stata convocata anche ieri in altre direzioni del PD, quindi insomma ce ne dopo sono che era state... stata convocata la settimana scorsa. Esatto, quindi insomma diciamo che nei periodi di crisi vengono insomma chieste più spesso le direzioni, giustamente, per analizzare quelli che sono poi i problemi del governo e così in generale. Noi ringraziamo Francesca per averci illuminato sulla struttura del Partito Democratico. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare i news. Ma mi faccia il piacere. Lo so che voi potete vedere, ma io non posso dirlo. Noi non possiamo vedere. In che senso non potete vedere? Si vede nero? No, noi possiamo vedere. No, non po- noi possiamo vedere. Ah, noi sì. È una diretta video, certo che potete vedere. Ci basta. Allora, senti, io farei a proposito, quindi, quel che è successo alla direzione. Teatro Vittoria. Giorno dopo assemblea, direzione ciao, così hanno fatto a tutti. C'è proprio l'età di attenzione, 18, 19, 22 febbraio, cosa succede? E probabili prospettive, per esempio, ce ne stanno, ognuno dice la sua. Io gioco a capo. Quindi devi fare anche più le prospettive di più, sai? Sì, vabbè, farei insomma che cosa è successo per capire che è successo e poi prospettive, sennò se non sappiamo che è successo. Va bene. Come sei andata? Non abbiamo fatto la diretta. Dobbiamo farla adesso? Sì. Dai. Gliel'avevo promesso che non l'avrei fatta. Ci abbiamo 2 minuti e mezzo. Devi stringere. Oggi vi si vede bene. Stiamo in 4G. Comunque, guarda che non mica è obbligatorio 3G. Fare la diretta. Mica 3, 4. Non è obbligatorio fare la diretta. Si può anche sostituire, ma non è obbligatorio fare la diretta. Vabbè, ok. Fate Bobbis. Ci abbiamo pure il canarino che ci ha parlato qua del... Ma la vuoi smettere? È per il giallo. Metto un po' di colore in questa giornata grigia. Ecco. È stata tutta di sole ad Ostia. Qui no. Ficca, ci sono stati nuvoloni. Tanto uno, tanto ne ha due. Niente, lo fai allora, sicuro? Facciamo una fotografia? Preferisco la fotografia. Allora. Dobbiamo farla adesso? Ma quindi del... Però alle 8 la pubblichiamo. Siamo... Alle 8 la pubblichiamo. Ok. Anzi, ma adesso, tanto c'è dopo, c'è Francesca, c'è Ludovica, quindi non rimane. Allora, lei ragazzi, invitiamo tutti e tre sul lei palco deve tacere. Di... Allora, aspetta, ci stanno invitando alla festa di Sinistra Italiana all'Infernetto. Questo è il segretario, mio caro amico. Era segretario del PD dell'Infernetto, ora è. Penso pure il segretario territoriale. Grazie. Sì, però se Carletto, se inviti pure lei, cioè, ma di che stiamo parlando? Dai, nel senso che qua. Dai, è un po' di nonnismo, lo faccio apposta. Senza parole. Senza parole. Che sta dicendo, Francesca? Lo so. Stiamo tornando, fra pochissimo torneremo. Chi è presente? Abbiamo Carlo, Valerio. Rimango comunque bello. E il terzo chi è? Valentina? Non so bello, ma spaccio. Lo so anche io. No! No! Stava una canzone di Albano però, eh. Guardate che bello. Qua? Vai. Ma questo sarebbe l'ultimo. Come? Sarebbe l'ultimo. Ma che ne so, ma sti chiama che testa? Dai, il bar è insopportabile. Ed eccoci, insomma, abbiamo parlato della struttura del Partito Democratico. Tra l'altro, il Partito Democratico rimane l'unico partito italiano ad avere una struttura così stabile, perché poi il resto non ce l'hanno. Non sono partiti. Come li conosciamo tradizionalmente. Esattamente. Quindi perché poi ci sono nuove formazioni come il Movimento 5 Stelle. Non movimento, chiamiamolo partito perché si trova in Parlamento. Però è una struttura non
non partitica, diversa, nuova. Però è il non statuto, come lo definiscono. Non statuto, non movimento. Il non statuto, non movimento, quindi insomma, però rimane l'unico partito, perché poi a destra non c'è un partito. Certamente. C'era il Carroccio una volta che aveva c'era N, il consiglio della Lega Nord, quindi insomma, però erano il consiglio federale della Lega Nord ai tempi di Bossi segretario, che però adesso non ha più quella importanza. Quel peso, certo. Ha più importanza sicuramente un tweet di Salvini. Esattamente. Che così via. Il Partito Democratico paga in positivo la sua struttura, evidentemente, dalla storia dei Democratici di Sinistra, quindi del PDS e del Partito del Comunista. Partito Comunista. Non è un caso che hanno ancora i circoli, le ex sezioni, molte sono di proprietà. Sì. I circoli sono decresciuti in un numero pauroso, erano circa 6.000 su 9.000 comuni d'Italia, 8.900, voglio dire comunque un grandissimo numero, però tuttavia adesso sono decresciuti in numero, si sono contratti molto, quei pochi che sono rimasti sono proprio derivanti dalla proprietà di quello che era il Partito Comunista. E quindi il Partito Democratico rimane comunque l'unico, o perlomeno fino adesso, partito strutturato, anche se... È l'unico che ha il nome partito poi in Parlamento. E poi è l'unico che ha il nome, che ha il nome partito. Ma quindi che cosa è accaduto questa settimana sostanzialmente? Beh, c'è stata la scissione finale, questo atomo si è scisso oramai, e ha preso, la sinistra del Partito Democratico ha preso un'altra via. Ma... Perché sabato al Teatro Vittoria la sinistra appunto si è riunita, i tre candidati alla segreteria, quindi abbiamo Rossi, Enrico Rossi, governatore della Toscana, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e poi abbiamo Speranza che era il leader dei Bersaniani adesso, quindi della parte di sinistra. Si sono visti e hanno detto noi facciamo la scissione domani se si continua su questa via all'Assemblea Nazionale domenica. Cosa è successo? La scissione praticamente c'è stata, hanno detto addio, ma Michele Emiliano è rimasto sostanzialmente. Eh sì, con un colpo di scena è rimasto, perché in realtà era dato poi per il primo a lasciare il Partito Democratico, in realtà, perché le prime indiscrezioni davano che Emiliano avrebbe lasciato il partito proprio all'inizio. Mentre adesso rimane nel Partito Democratico, si candida alla carica di segretario, quindi sfiderà Renzi. Oggi ha addirittura detto che se vincerà alle primarie perderà anche 20 kg e quindi insomma anche una cosa buona per la salute. Sicuramente, anche perché non è sicuramente piccolo di peso. Non è proprio piccolino. Ma il fatto è, uno, vincerà contro Renzi, verosimilmente sarà complicatissimo. E se dovesse vincere cosa succede? Una riedizione dell'Ulivo? Perché Michele Emiliano, che viene da una tradizione comunque ferma e... l'uomo tosto del sud, uno che dice in faccia le cose chiaramente, potrebbe essere appunto per una riedizione della coalizione di centrosinistra, proprio per unire anche coloro che lui stima molto, come ha detto poi sostanzialmente sabato al Teatro Vittoria, quindi con Rossi, con Speranza, con l'ala di sinistra, l'ala ex D'Alemiana, che probabilmente farà... Sempre lui, il Conte Max. Che probabilmente farà una coalizione di sinistra, farà un partito di sinistra, una cosa rossa. Proprio, come dicevi te, questi giorni, congresso fondativo Sinistra Italiana. Di Sinistra Italiana, che ha eletto anche il suo nuovo segretario. Tuttavia, non si riuniranno con Sinistra Italiana, non andranno in Sinistra Ecologia e Libertà, questi fuoriusciti dal PD, quindi si formerà un ennesimo universo della sinistra a sinistra del Partito Democratico, che rischia però sempre esatto. di non passare per via dello sbarramento. E io ricordo sempre uno scenario che accade nel 2008, quando Veltroni fondò il Partito Democratico e la sinistra comunista, quindi Rifondazione Comunista, tutta la sinistra più estrema, si unì in un listone chiamato Sinistra Arcobaleno. Bene, Sinistra Arcobaleno aveva, guidato da Bertinotti, bene, c'era lo sbarramento al 4%, dissero, ma sì, ma tanto noi riusciremo comunque a superarlo, non di tanto, ma riusciremo, bene, ci riuscì Casini con il 6,2, non ci riuscì Sinistra Arcobaleno, e fu addirittura, quello del 2008, il primo Parlamento eletto senza la presenza della sinistra comunista, radicale, diciamo, la sinistra comunista, comunque della sinistra, della più a sinistra della sinistra. Questo perché, per due ragioni sostanzialmente, loro erano molto sereni e tranquilli dicendo faremo sostanzialmente un passaggio ulteriore, cioè siamo passati al 5% del 2006, solo partito di Rifondazione Comunista, con gli altri magari non raggiungeremo il 10%, però faremo l'8%. Dall'altra esatto. parte
Invece il problema è che c'è uno sbarramento, c'è, e soprattutto c'è stato il richiamo al voto utile. E noi adesso però andiamo in musica con i The Coots. Tu meriti che lo United perda 4-0. Io la testa. Avevamo dubbi, ma io l'avevo detto nel pre-partita. E la taglio. Ludo, mi passi Ludovica, per favore? Ludovica è il ragazzo, povero, è limitato. Quindi o fa una cosa o ne fa un'altra. Non me lo distraete, se no questa è capace. Che c'è scritto? Non leggo. Appunto. Quindi non distraetelo, se no fa degli errori. Fabrizio, io ti meno se... Dai, su, attentamente. Senti, andiamo su Juncker, va bene? No, non me lo distrarre. Fra, per favore, gli dai una pizza ogni volta che si distrae? Dimmi tutto. Io non sono qui. Sono qui, ma in realtà... Sì, ma tu dai una pizza di... Su cosa vuoi fare il secondo post? Il secondo post, fallo su... Sul muro di Trump, dai. Sul muro di Trump, dai. Metti una foto del muro del Messico. Ciao Sare! Ciao! Posso fare su Roger Waters che vuole cantare sul muro di Trump? No, no, vabbè, dai, fallo sul muro. Però in teoria si potrebbe anche fare. È no, dai. Data oggi la notizia che Roger Waters vuole fare nel futuro, vuole cantare pure di fronte al. Vuole cantare The Wall. Tanto io vado nella metropolitana, quindi. Ha fatto bene. Ma vabbè. Vabbè, dai, comunque metti il muro. Metti il muro, metti. E, ci devo scrivere qualcosa? Già pronto, non lo so. No, ci scrivi. Sempre in onda con radar. Vabbè, insomma, lo sai, in onda con radar. Papà. Adesso parleremo del muro di Donald Trump. Del muro con il Messico di Donald Trump. Molto stringato. Ok, e la foto del. E la foto di un del muro. Ponte, anche perché. Sono 1000 chilometri, quindi sicuramente si trova. Qualche foto. Okay. Qualcosa di spiegato. Sì, adesso... Se non lo trovi un Trump con la faccia... No, perché Trump già l'ho messo come posto. Andrò in vantaggio? Cerco la foto di un muro. Uno? Di mi sai dire il gol? Muro, nel muro. Di chi l'ha fatto? C'è una cortina di ferro adesso, c'è tutta sfido spinato. Grazie mille, Fra. Grazie. Hashtag Radar, Roma 3 Radio, politica, Raffaele è figo, Raffaele è bello. Ah, quindi a San Marino giocano? A San Marino giocano? Benji, giocano a Benji, San Marino. Dagli una pizza. Dagli una pizza ogni volta che si distrae. Apri. Sta vincendo l'Andorra? Sì, questa la do io. Tu reintroduci con. Senti, Juncker dopo, eh? Juncker, eh? Vedi, non reintroducite. Non so anche come cazzo si pronuncia. Cioè, chi so. Ed eccoci di nuovo in onda. Daniele deve dare una notizia alla Breaking news, breaking news. Tutti zitti, attenzione. Andorra è in vantaggio per 1-0 contro San Marino. Andorra è in vantaggio per 1-0 sul San Marino. Potremmo fare una bella voce come aveva Sandro Ciotti. Adesso non esageriamo, vabbè, non scomodiamo i miti sacri della telecronaca. Comunque Lima, che non è quello che venne alla Roma tanti anni fa, ha portato in vantaggio sul rigore Andorra, il piccolo stato che si trova tra la Francia e la Spagna. Sui Pirenei, un piccolissimo stato che appunto non vinceva da 80 anni, se non erro, mentre San Marino non vince una partita da 70 anni. E quindi una delle due squadre questa sera farà la storia, se questa partita non finirà nel in nuovo pareggio. Millennio, la storia nel del nuovo millennio. Pensa un po' a te, grandi fatti di oggi. Ma noi ritorniamo con la news di Jean-Claude Juncker. Del presidente della Commissione europea, perché? Perché questa settimana era rimbalzata la notizia che Juncker, se le varie consultazioni con i leader europei non avessero dato esiti positivi sulla ripartizione degli immigrati, sui vari trattati, si sarebbe dimesso a marzo. Marzo non a caso, perché a marzo ricordiamo, i 60 anni della firma del trattato di Roma. E quindi sarebbero state delle dimissioni un po' plateali. Ora, queste dimissioni sono state però
smentite dal suo portavoce, dal portavoce dell'ex premier lussemburghese, il quale ha affermato che sono tutte fandonie, cioè insomma non c'è nulla di concreto. Ha detto, e cito, non si dimetterà, ma ha solo detto che non vuole ricandidarsi alla presidenza della Commissione. Tuttavia resta motivato come il primo giorno per affrontare le varie crisi dell'Unione Europea. Quali sono queste crisi? Ovviamente sono Sono il Brexit, tanti tavoli aperti, Brexit, il Grexit, la Frexit anche, perché se dovesse vincere Marine Le Pen ha già detto che indirà un referendum sull'euro e sulla permanenza nell'Unione Europea, mentre se la NATO ha detto che uscirà a punto e basta senza referendum, sulla permanenza appunto della Francia nell'Unione Europea. e nell'area E euro. se dovesse uscire la Francia dall'Unione Europea, insomma, Il lavoro per è Juncker il si peso, raddoppierebbe, no, ma il ovviamente. peso è veramente, perché stiamo parlando di un membro fondatore, Comunque è quindi insomma. interessante che la figura che sembrava, secondo Repubblica, che diceva, citiamo fonti autorevoli e concordi, sul successore di Juncker fosse un finlandese, Katainen. Kainen, esattamente, che è stato già commissario alla Commissione per gli affari proprio economici e Esatto, perché monetari. da noi è stato conosciuto molto bene da noi italiani. Perché criticava infatti molto le possibilità date all'Italia per un allargamento dei tempi, per una decontrazione dei tempi, per Esattamente. rispettare poi i parametri che devono Ed è anche rispettare colui che questi. poi in realtà spingeva per avviare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, perché avevamo superato il nostro rapporto deficit-PIL fissato dai parametri europei al 3%, e Katainen era uno dei falchi, dei cosiddetti falchi, che voleva immediatamente sanzionare l'Italia per questo bilancio un po' ballerino. Un falco appunto dell'austerità. Un falco dell'austerità, un falco che è alleato con la Bundesbank, cioè con la banca centrale tedesca, con la banca appunto tedesca, e anche con il ministro Schäuble della Germania. Quindi insomma tutti quelli è il pensiero dei falchi. E Katainen era giovanissimo, tra l'altro, ha poco più di 40 anni, ha fatto una carriera a Bruxelles non E non indifferente, solo, insomma. anche appunto ad Helsinki, essendo stato presidente del Consiglio finlandese tra il 2011 e il 2014. E quindi insomma vediamo che una sua, probabilmente però sarà il successore, perché ricordiamo che le elezioni per il nuovo Parlamento europeo non si terranno tra 20 anni, si terranno tra 2 anni, che in politica 2 anni non sono nulla, cioè tra meno di 2 anni ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, anche se però non è immediato, perché poi se il Parlamento viene eletto tra maggio e giugno, la Commissione poi si insedia a ottobre, perché poi ci sono tutti i mesi con le... Tutti questi mesi di trattative sul nome, insomma, è Perché in fondo è un po' più un'elezione indiretta, complicato. nel senso si fa È una un'elezione forzatura mettendo il indiretta. nome Schulz Juncker in questo caso, ma ovviamente è un'elezione indiretta come è sempre stata quella lì poi del Presidente del Consiglio italiano. Esatto, e ricordiamo tra l'altro che Jean-Claude Juncker guida la prima commissione, che in realtà è di coalizione, perché è una coalizione tra i socialisti, quindi dall'area di sinistra, e i popolari, i due partiti, perché i popolari hanno la maggioranza dei seggi, ma non la maggioranza assoluta, la maggioranza relativa. E quindi, insomma, un'Unione Europea che non sta vivendo certamente un periodo facile a 60 anni dai trattati di Roma, che istituirono però la Commissione, cioè la Commissione, la Comunità Economica E Europea l'Euratom. e l'Euratom. Noi per adesso andiamo in musica con i Kings of Leon. Non mi scordare l'Euratom, ci provare. La grande funzione 25 dell'euro. marzo 1957. Eh? 25 marzo del 25 marzo 1957. 57. Sì, non Professore, siamo nel ricordavo. Sai 2011. qual è il problema? Che non, Maledetta sai professoressa. qual è? Che non mi ricordavo benissimo la data. Allora, per evitare, ho detto marzo, cioè mi ricordavo che era marzo, Però però mi non ricordavo se sapevi il fosse 23 o giorno. 25. L'ho detto, Già evitiamo. dal 14-4 ottobre siamo là, attenzione. Che cosa? Prima il gravissimo errore dal 14 al 4 ottobre la nascita del Partito Democratico. No, vabbè, gravissimo errore. Gravissima. Gravissimo errore. No, perché il 4 ottobre, no, perché sai perché? Perché il 4 ottobre è nato il giorno di San Francesco, il Movimento 5 Sono di San Stelle. Francesco. Sono stato ad Assisi qualche giorno fa. Ho Molto visto. bella, Ma veramente. perché ti devi andare sempre nelle zone terremotate? Non lo Prima che spieghi? crollino. È proprio questa qua la ragione. Io ci sono andato, pensa, ad Assisi ci sono andato quando ero piccolo piccolo, a pochi anni dal terremoto. E quindi non ho visto la Basilica di Assisi perché era. No, perché la stavano ristrutturando. Calcola, io ci sono andato, avevo 7 anni, quindi nel 2001, Si ricorda quindi 4 quando anni dopo il terremoto, quando è stata inaugurata 3-4 anni dopo. Io da quando ci sono stati i terremoti sono stato a Gubbio, a Todi, L'ho a fatto Narni, apposta. a Amelia, Io penso che già Acqua forse Sparta. devo andare ad aprile al Festival del Giornalismo di Perugia. Poverello. A me già mi viene l'ansia. Ma Io no, no. no, ti spiego, Daniele, non ho paura del terremoto, io sto all'ottavo piano.
Quindi anche i terremoti più piccoli, io li sento, li avverto, non me ne può fregare di meno. Il problema del terremoto lì è che io, se non sto in una struttura antisismica, a me è quello che mi mette l'ansia. Dai, dai, come stiamo andando? Come, che ne dite? Che suggerimenti, insulti, qualsiasi cosa? Che ne dite? Come va? L'hanno messo la testa vicino, siamo abbassati del 25%. C'erano loro lì, sono tutte case nuove, tutte case. Infatti, ora parleremo di Donald Trump. Perfettamente. Io le sono tutte zone che sono state distrutte. E del muro. Del 97. Come vogliamo fare sul muro? C'è qualche cosa particolare? Lo costruiremo adesso. Dai. Io ho un po' le proteste di questi giorni. Sì, sì. Analizziamo quello, analizziamo... Questo povero uomo è morto. Io questo non ne so niente. Non so. Ma tanto c'è solo questo che... Dagli de Trump. Qualcuno diceva, dagli de Trump. Io non so neanche... Non vedo, io sono miope, quindi... Io pure, infatti, non so come... Per me... Non è che lo faccio apposta, è che proprio sono miope, non ho, cioè non ho qui con me. C'è un sondaggio interessante che di cui voglio parlare, questo è importante. Un sondaggio su, insomma, statunitense. La giornata senza immigrati, è pure, c'è stata il 17. E le città templi, sai che cosa sono? No? Città santuari? Ed eccoci di nuovo in onda. Noi adesso dobbiamo, come possiamo esimerci dal parlare di The Donald, che ci regala, che è The Wall. Ma che parliamo di Samuel stasera? Era un giocatore della Roma e del... Fantastico, guarda, io non lo so. Io pensavo parliamo di Pink Floyd, no, invece no, parliamo di... Vabbè, io sono troppo... No, niente, ce la posso fare. The Donald, perché Donald Trump ha 33 giorni dal suo insediamento alla White House, ne ha fatti un po' di tutti i colori, vediamo che l'indice di popolarità è sempre più basso, ha raggiunto ormai il 35%, ma la sua politica sugli immigrati in realtà riscuote un successo non indifferente, perché... Parzialmente sì, perché un sondaggio di Harvard Harris, pubblicato da The Hill, ha praticamente affermato che la politica, la stretta sugli immigrati di Trump, piace al 75% dei cittadini USA, un sondaggio su 2148 persone. Dall'altra parte però il muro, di cui parleremo fra poco, e non solo, il blocco aereo e via dicendo, piace solamente al 47% delle persone. Solitamente le politiche iniziali sono un po' una luna di miele con la popolazione, a meno che non s'abbia una crisi finanziaria ed economica. Guarda, io ricordo solamente che per superare, cioè per avere un distacco tra favorevoli al mandato, all'operato e sfavorevoli, addirittura uno dei presidenti più contestati della storia, George W. Bush figlio, ci mise 1100 giorni, cioè 1100 giorni dopo il suo insediamento l'indice di popolarità era minore rispetto a quello invece di sfavore al suo mandato. E invece Trump lo ha superato, pensate un po', nel giro di 2 giorni. Cioè, penso che sia un record assoluto, non è mai successo nella storia degli Stati Uniti che un presidente diventasse così impopolare in pochi giorni, ma in realtà in nessuna storia dei governi, perché poi c'è sempre il periodo, ricordiamo, della luna di miele, i primi giorni, i primi mesi sono sempre con un indice di popolarità molto alto, e invece Donald Trump a quanto pare non è così. Nuovo bando, perché? Perché il suo primo ordine presidenziale, abbiamo visto che ha avuto tutta una serie di ricorsi che gli hanno detto male, lo sta ripreparando con tutte le varie obiezioni sollevate dai giudici, ma lo riproporrà. Quindi riproporrà questo nuovo bando contro i cittadini musulmani provenienti da quei 7 paesi, quindi Libia, Siria, insomma, Somalia, Iraq. Quindi insomma tutti i paesi teatro poi di conflitti, di conflitti. Lo Yemen, ricordiamo che è in una guerra civile Così come disastrosa. I dirimpettai somali. Esattamente. E quindi vediamo come Donald Trump procede poi nella sua linea contro gli immigrati, addirittura vorrebbe chiudere le cosiddette città santuario, cioè delle città dove gli immigrati possono trovare rifugio senza... diciamo così, essere presi, essere acchiappati dalle forze dell'ordine. Chiuderà probabilmente anche le città, le cosiddette città santuario come San Francisco. Quindi insomma vediamo che la situazione sta diventando piuttosto seria. Soprattutto la notizia di oggi è che un immigrato messicano
che stava per essere rimandato in Messico, si è gettato da un ponte ed è morto. Quindi vediamo come spesso noi, ripeto, come ho detto prima, ma tendiamo a dimenticarlo, forse l'aspetto anche che ha, l'aspetto più umano che ha la politica. E questo è uno degli aspetti delle decisioni politiche di Donald Trump. Assolutamente sì, un aspetto poi che può raggiungere anche la drammaticità, ma che non è nuovo. Infatti, per esempio, il famoso muro che vuole costruire Donald Trump, in verità parzialmente già c'è in alcune zone. È un muro che è estremamente lungo, 1.000 chilometri. E ricordiamo, no, che non è che questo è il primo immigrato che rischia l'arresto e quindi poi arriva azioni drammatiche come il suicidio. Gli immigrati che sono passati tra il 90 e il 2007 dal Messico agli Stati Uniti, quindi nel giro solo di 18 anni, 17 anni, sono oltre 12 milioni. Questo è importante. 400.000 sono stati arrestati dalle oltre 18.000, truppe, insomma, agenti, dagli agenti che si trovano nel. E 400.000, voglio sottolineare, solo nel 2013. Non è una cosa nei 18 anni E di tra vissuta. l'altro, poi dopo diremo, dopo la pausa musicale, diremo anche di una notizia rilanciata da un'agenzia e che voleva la Guardia Nazionale invece implicata proprio nel togliere tutti gli immigrati irregolari, dichiarazione che ha fatto grande scalpore. Ricordiamo che la Guardia Nazionale, per chi ci ascolta, è l'esercito statale praticamente, e non Esatto. l'esercito federale, quindi di tutti gli Stati Uniti, ma l'esercito della California, del Texas, del New Mexico e bla bla bla. Esattamente, noi adesso ce ne andiamo ad ascoltare invece Ed Sheeran con Sing. Facciamo al volo, magari così non so che ore sono, ma siamo pure Intanto quasi a abbiamo fine. molto Facciamo tempo. comunque, magari parliamo del. Le impaste? Sì. No, non posso. No, perché lo stanno scrivendo. Ok, però vieni al volo, che Possiamo così ci vedere? organizziamo che è Sì. meglio tempo. No, Possiamo vedere? vabbè, dai, vai, vai, poi. Perché così ci coordiniamo un attimo. Forti, oh. Sì, ci abbiamo 15 anni. Come va? Vuoi rispiegare un po' cos'è la direzione del PD? Senza Savio. Francesca si ritrae. Francesca ha fatto due tesi di. Mazza, potevamo parlare di Francesca? Abbiamo dimezzato le persone. Francesca ha fatto due tesi di laurea sui bombardamenti degli alleati Li perderà tutti. In Calabria, quindi molto specifica. Valerio e Carlo restano. Sono Allora, Semper Fidelis. Meglio, più Valerio. dimmi. Allora, vogliamo dire, allora, le proteste ci sono state in questi giorni e Certo, poi, insomma, il sì. discorso è per questo, insomma. Poi il Scusa. sondaggio l'abbiamo già detto, i dati che ho portato l'abbiamo già detto. Possiamo pure parlare della giornata senza immigrati, che è interessante. Della statua di Giovanni Paolo II, l'hai sentita? No. Lì, a Coso, a Ciudad Juárez, non mi ricordo come si pronuncia, vabbè, El Paso è tipo San Diego, è divisa in due. Sì. San Diego è una parte americana e poi c'è la parte di Tijuana, che è quella messicana. Poi la stessa cosa, El Paso è divisa in due, di qua Stati Uniti, El Paso, dall'altra parte Città Juárez si chiama. E a Città Juárez fanno una statua di 4 metri d'altezza e passa di Giovanni Paolo II che indica la La strada. libertà, la strada, cioè, la strada è proprio, in realtà la mano è proprio parallela No, dillo, ai dillo, sì. grande, come si chiama il fiume? Porca miseria, il Rio Il Grande, Rio Grande. esattamente. E, interessante, interessante, secondo me. Peraltro ho visto pure una deputata aveva partecipato là, alla cosa. Ah no, sì, ci sono delle cose a dire che sono interessanti. Irriducibile. Semper fidele. Abbiamo più pubblico là che in diretta Facebook. No, dai. Rose di spine. Dimmi, Daniele, Sì? ti vogliono. Dimmi. Dimmi. Sa Andorra? Allora, stai su. Ok, quindi vittoria di Andorra 1,90. Aspetta, dammi 1,91 era? Il pareggio? Dobbiamo ridarle queste cose.
Eh sì, 1,90x80. Ha rimesso alta marea, ha rimesso. Ed eccoci invece dopo Ed Sheeran con la sua Sing. Ma io vuoi che ti singo le quote per caso della partita fra San Marino, sì, e Andorra? Sì, ormai stiamo diventando la marchetta di San Marino Andorra, oramai. Andorra ancora in vantaggio 0-1, questo vorrei sottolineare. Andorra ancora in vantaggio, signori, per 1-0. Ma mi pare giochi fuori casa, quindi 0-1, ricordiamo. Sempre, decide sempre il rigore di Lima. Veramente eccezionale, signori. Vabbè, comunque, tralasciando questo momento trash immancabile per il nostro programma, con toni alti e toni bassi, qui abbiamo raggiunto proprio il De Profundis e anche Tony Mancino. E Tony Mancino, come ci suggerisce Fabrizio dalla regia, per dire appunto che al trash non c'è mai fine. Noi ritorniamo nel discorso di The Donald o The Apprentice, The Boss, come lo definisce Briatore, perché? Perché appunto parliamo delle proteste che si sono susseguite negli Stati Uniti in questi giorni. Sì, perché praticamente il discorso sul muro è ripiombato nella politica interna statunitense proprio per via della mobilitazione che è avvenuta in Messico. Infatti il Rio Grande, il fiume che divide Stati Uniti e Messico, è anche una via che unisce praticamente da una parte, divide, però unisce. El Paso, appunto, è la città che poi statunitense rispetta la sua corrispettiva di Tijuana. La stessa cosa con San Diego e Ciudad Città Juarez. Interessante è che le proteste sono avvenute sia in Messico, dove hanno avuto addirittura partecipazione di senatori del Parlamento, esatto, messicano, ma anche negli Stati Uniti, perché proprio in Texas, New Mexico, California c'è una fortissima presenza di immigrazione messicana, di immigrazione quindi ispanica. C'è stata una protesta forte, ha portato addirittura la senatrice Rosa Maria Beristain ad affermare che questa situazione, che appunto Donald Trump vuole imporre, questa ulteriore divisione oltre i già 1.000 chilometri, su un totale di 3.000 e passa chilometri di confine, deve portare il Messico a non guardare più al confinante a nord, ma guardare magari anche a sud, guardare anche da altre parti, non avere più una dipendenza economica. Questo quindi potrebbe anche portare a un cambio della politica internazionale, sì, di quel paese, proprio in prospettive economiche. Perché ricordiamo che comunque il Messico hanno una storia particolare, perché sono gli unici stati, cioè il Messico è l'unico stato dove non c'è stato nessun colpo di stato da parte dei militari. C'è stato un partito egemone per più di 40 anni. Partito rivoluzionario. Però sostanzialmente le istituzioni, tra cui la carica di presidente che ha mandato esannale, si sono succedute in maniera del tutto democratica, del tutto normale. Quindi questo poi sempre grazie però alla vicinanza con gli Stati Uniti d'America. Quindi è chiaro che il Messico, come il Canada poi tra l'altro, guarda sempre agli Stati Uniti come guida, ma gli Stati Uniti sono sempre più isolazionisti, o comunque quando gli interessa poi sono isolazionisti. Sicuramente con Donald Trump più isolazionisti rispetto alla politica di Obama, che era verso una trilateralità. Dai, ce l'abbiamo fatta. Era difficile dirlo. Alle 19.55 dirlo è veramente difficile. Mosca, Pechino, Washington, dai. Esatto, perché poi non c'è più la bipolarità nel mondo e quindi insomma stanno cambiando tutti gli equilibri, anche se Donald Trump a quanto pare non gli è arrivata questa notizia. Eppure è strano, perché deve essere arrivata nel New England, dove è stata forte questa protesta, e lui è originario del New England, la protesta della giornata senza immigrati, una protesta appunto fatta da immigrati che lavorano nei settori delicati, come possono essere i settori appunto della ristorazione e non solo, pulizie e via dicendo, che ha pure coinvolto datori di lavoro statunitensi. È stata una protesta che è andata molto bene nel New England, quindi nell'est, ma anche nell'ovest, dove sono presenti Houston, Texas, e vi dicendo, strano che non gli sia arrivato. Soprattutto poi perché ricordiamo sempre che la società americana è una società figlia di immigrati, irlandesi, italiani, tedeschi, messicani, insomma, quindi diciamo che non possono rinnegare la loro storia. Noi per adesso ritorniamo al 1995, quando un giovanissimo Samuele Bersani cantava la sua bellissima Spaccacuore. Foto. Scattiamo la foto.
Fabri, mi chiami Sara? Sara, Francesca. Foto, dobbiamo fare la foto. Sennò poi non la facciamo più e moriamo. Francesca la vedo bella pimpante stasera. Mamma mia. Sì. Proprio è la quintessenza della gioia. Ragazzi, ci fate la foto, queste che siete in 20? Anche io vengo nella foto. Solo che tieni, no? Una banda. Certo. Dateci una fotografia, qualcosa. Ma che col tuo cellulare, no? Prendi il tuo cellulare, che è buono, l'iPhone. Sei io. Sei... Sento l'odore della città. Sì, vieni, Genietto. Un altro... Andate dietro, va, andate in retrovia. Aspetta, no, mettiamoci con lui. No. No. Cioè, sta cosa del Albano è in tutte le foto di questa radio. Shh. Aspetta. Copri la faccia a quella povera disgraziata. Sembra che stai venerando la testa di Daniele. Soggetto di oggi è il disco di Albano. Di sì. Oggi? Sono 2 settimane che va bene. Raga, io sono... Ma si vede che... Ma perché Albano? Ma perché Albano è morto, non hai sentito oggi? Purtroppo no. E allora lo stiamo facendo. Senti, basta adesso, saluti, va bene? Basta, saluti, se salutiamo, se vogliamo tutti bene, vi mando la foto. L'ultimo blocchi. Vi mando la foto, posta di chiusura. Sono i saluti questi. È l'ultimo blocchi. Sì, l'ultimo blocchi. Dimmi fra. Dimmi fra. L'ultimo post, dove hai fatto? No, mi ha mandato quello di Trump, metti 10 minuti fa. Che frega. Se no scusa, pubblicalo tipo alle... Se no, non le ho fatte 20 and show, yeah. Dai, io intanto te la mando, a chi la mando? A Roma delle Radio. Sì, ma cosa devo scrivere? La redazione, no, Radar, di, la redazione di Radar vi saluta e vi dà appuntamento la prossima settimana. Lo so tesoro, ma adesso altro da fare. Stiamo chiudendo adesso, facciamo i saluti. Comunque è grande. Ti ho detto di mirare. Apprezzavo quel di XX. La notte. Sì, la notte. Sto cotto, sto. Spara amore, tu non pensarci più. Che cosa vuoi aspettare? E spacca il cuore, spara, spara, spara. Sto qui. Qui. Rintroduci te Samuele Bersani, però poi. Sei carino, sì, in foto, lo sappiamo. Sì, è bellissimo questa foto. Mia, quanto è stronzo, quanto è acido. Acidone, dimmi. Dimmi, acido. No, no, fammi introdurre me, aspetta, me la segno un secondo. Oddio. C'è un'altra citazione bella qua. Ah, ecco. Non sento più niente. Non è qua il problema. Questa qua proprio. Vabbè, fallo della introduzione, non sento un cazzo. Ora sento. No. Spacca il cuore, spara, spara, Spacca cuore di Samuele Bersani, 1995, quando il suo omonimo Pierluigi Bersani era governatore dell'Emilia Romagna. Che nerd che sei, guarda. Cioè, parliamo sei di politica. Preparata, sei le... Ma no, ma sai, in lo realtà anche questa che nel è la mente. Era... Sì, ma questa in realtà è la mente più, diciamo così, più perversa del nostro regista, che in realtà voleva omaggiare la scissione del Partito Democratico con l'omonimo. Con l'omonimo, l'omonimo cantautore. Era per questo, spaccacuore, rivolta a Renzi, capito? Il metaforico da una parte e dall'altra parte il cantante. Esattamente. Vabbè, noi insomma abbiamo raggiunto oramai vette di trash altissimo. Peccato, perché questo una volta era un programma di qualità. Pensa farlo 2 ore questo programma, eh? Ma penso che 2 ore... Oh, ragazzi, siamo passi. I nostri contatti, pagina Facebook Roma 3 Radio, pagina Twitter Roma 3 Radio con il 3 a numero, Instagram Roma 3 Radio, sempre numero, Spotify Roma staccato 3 Radio o
Altrimenti c'è l'email roma3radio@uniroma3.it, entrambi tre a numero. Il nostro bellissimo sito radio.uniroma3.it, altrimenti l'application TuneIn Roma 3 Radio. E quindi, insomma, abbiamo detto tutti i nostri contatti. Grazie per averci ascoltato. Io ringrazio Daniele, ringrazio Francesca, ringrazio, ma in maniera del tutto limitata e circoscritta, il nostro regista Fabrizio Genovese, che oggi non ha dato prova poi della sua grandissima abilità come regista. Peccato, è un po' altalenante il ragazzo, ci dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorarci. Salutiamo anche Francesca Lelli che ci ascolta e tutti i nostri affezionatissimi ascoltatori. Appuntamento sempre la prossima settimana, mercoledì dalle 19 alle 20, sempre su Roma 3 Radio. Buona serata a tutti. Ciao. Ma quando si, ma bravo. Bello, mi andava di fare un po' di napoletano. Però mi scappa. Devo andare. Vabbè, devo andare. Io in tutto questo vi dico ciao. Ciao ragazzuoli, grazie per averci visto.